siamo negli ultimi decenni del 400. Se per le opere di scultura e oreficeria Verrocchio e Pollaiolo sono i maestri più richiesti, per la pittura non si può sbagliare. Ci si rivolge al ghirlandaio. Domenico fu un pittore di straordinario successo e la sua bottega a conduzione familiare, in società con il fratello e il cognato, aveva moltissimo lavoro. Vi si producevano affreschi, tavole e quant'altro per decorare al meglio chiese e abitazioni private. La pittura del ghirlandaio ha una tecnica perfetta, uno stile sciolto e piacevole. Una grande abbondanza di dettagli decorativi. Rappresentava il meglio per la committenza fiorentina altoborghese, amante della tradizione ma anche in linea con i tempi, che nelle opere del maestro fiorentino rispecchiava il suo successo e la sua opulenza. Questa pala, dipinta per la chiesa del convento di San Giusto, ne è l'esempio. La Sacra Conversazione, realizzata in origine per la chiesa di San Giusto alle Mura a Firenze, vede riuniti intorno alla Vergine con il Bambino gli arcangeli Michele e Raffaele, i santi vescovi Giusto e Zanobi e un coro di angeli. Si tratta di una sacra conversazione, strutturata su una composizione ormai ben consolidata nella tradizione fiorentina e che deriva dalla pala di San Marco dell'Angelico. È una composizione dalla prospettiva impeccabile, ambientata su una sorta di terrazza. Con i personaggi disposti in modo simmetrico ma non statico. Su piani paralleli e progressivamente arretrati. Ambientata su una terrazza, ha al centro la Madonna col Bambino seduta in posizione frontale su un fastoso trono marmoreo circondata da quattro angeli. Ai lati si trovano alcuni santi, posizionati su piani spaziali diversi, corrispondenti ai vari gradini. A sinistra l'Arcangelo Michele, con un'armatura lucida che venne ampiamente lodata da Vasari. A destra l'Arcangelo Raffaele, con il prezioso contenitore in cui è raccolto il fiele dal potere taumaturgico estratto dal pesce mostruoso pescato da Tobiolo presso il fiume Tigri. In basso, inginocchiati, si trovano due vescovi di eccezionale fattura nella diversa resa dei dettagli, come la soffice barba, la pesante pianeta, il setoso tessuto della tunica. La loro identificazione è chiarita dalla predella, originariamente alla base del dipinto. Sono San Zanobi e San Giusto di Volterra, titolare della chiesa. Per quanto riguarda le categorie topologiche, lo schema della composizione è piramidale, con la Vergine al vertice e i due santi inginocchiati alla base, derivante dall'esempio dell'Angelico. Su questa struttura tradizionale si inserisce la novità della pittura fiamminga. Il trittico Portinari, che Domenico aveva ammirato moltissimo al suo arrivo a Firenze. La vera e propria passione del pittore per questo stile la notiamo subito, dal gusto per i dettagli che arricchiscono l'opera.
Grande attenzione è riservata alla rappresentazione dei dettagli decorativi, tra cui il fregio con rilievi dorati incastonati in perle. La piccola volta con rosoni, i sostegni laterali a forma di esuberanti reggi candela. Il prezioso tappeto anatolico ai piedi della Vergine. La natura morta rappresentata dal vaso contenenti simbolici fiori come la rosa e il giglio. Un fregio aureo molto originale borda il parapetto in muratura che separa la terrazza dei Santi dal giardino retrostante. L'oro è molto presente, sebbene non ottenuto con la tradizionale tecnica della foglia d'oro, ma con un metodo innovativo, attraverso velature sovrapposte di colori semplici, come racconta Giorgio Vasari. Lo impreziosiscono zaffiri, rubini, smeraldi e perle, segnali della modestia, della bontà, della bellezza e della purezza della Madonna, che con questo espediente risultano estese a tutti i personaggi della Sacra Conversazione. Il manto della Vergine è tenuto chiuso sul petto da un fermaglio ovale con zaffiro circondato di perle, un segno chiaro della sua naturale umiltà e dogmatica verginità. Sul manto della Vergine si trova la stella ricamata, antichissimo simbolo della grazia divina, discesa su Maria e ricordo della cometa che guidò i magi dopo la Natività. Il bambino tiene in mano una sfera di cristallo sormontata da una croce in oro e perle, un rimando alla regalità spirituale, da che l'oggetto, come lo scettro e la corona, è un simbolo regale sin dall'epoca degli imperatori romani e bizantini, presso i quali si arricchisce della croce gemmata. La sfera, infatti, non rappresentava la terra, che al tempo era ritenuta piatta, ma il cosmo, e come tale doveva trasmettere il concetto di universalità, in questo caso spirituale. Il materiale stesso, il cristallo di rocca, ritenuto capace di cauterizzare le ferite per le sue proprietà riflettenti, si riferirebbe al potere taumaturgico del Redentore. Per l'esegeta medievale Rabano Mauro, il cristallo, sorta di ghiaccio fossile, è collegato al sacramento del battesimo e all'incarnazione di Cristo. Il globo è attributo di San Michele, anch'egli presente nella pala, un dettaglio che suggerisce un rapporto privilegiato fra il bambino divino e l'arcangelo armato. Pietre preziose incastonate nell'armatura metallica, sullo scollo e sui fianchi, come una cintura, conferiscono al santo un carattere di guerriero sovrannaturale, di giustiziere divino. Mentre la perla in corrispondenza del basso ventre ne ribadisce l'angelica castità, nonché l'assenza di qualsiasi altra connotazione. La predilezione del bambino nei confronti di Michele può essere estesa anche al ruolo di Raffaele. Anche lui, recando il cofanetto medicamentoso, diventa un potente taumaturgo. Il bambino e gli arcangeli, insieme alla purezza della Vergine, ribadita dalla profusione delle perle, fanno della pala un potente talismano iconografico, in grado di fronteggiare e sconfiggere il male.
Gli zaffiri sulla mitria dei santi vescovi rimandano alle parole di Sant'Ambrogio, che definisce la gemma emblema degli uomini santi, capaci di contemplazioni celesti nell'esistenza terrena, mentre i rubini sui guanti degli stessi, simulando le stimmate, ricordano la passione del Redentore. Assai interessanti sono i fermagli da piviale. Quello di Zanobi, con un giglio rosso, è simbolo di Firenze, mentre quello di San Giusto da Volterra ha una strategica funzione esegetica. Collocato proprio al centro della gola e sottolineato dal gesto della mano, il fermaglio richiama l'attenzione sull'eloquenza di San Giusto da Volterra, evangelizzatore della sua città assediata dai Goti. Lo sfondo è trattato con estremo realismo, con un muro che fa da quinta, nella cui griglia è ravvisabile qualche brano di paesaggio e alcune cime di alberi che spuntano oltre la cortina, in questo caso un arancio, un melograno e alcuni cipressi. Le essenze vegetali alludono a chiari significati simbolici, come la melagrana, simbolo di fecondità e regalità, e l'agrume, emblema del peccato originale che viene superato con la nascita di Cristo e l'instaurarsi di un nuovo patto tra Dio e gli uomini. L'opera è esemplare dello stile di Ghirlandaio, che sviluppava i temi religiosi con una tecnica pittorica ineccepibile, ma anche con tono festoso e piacevole, ricco di dettagli ripresi dal vero, spesso tratti dalla quotidianità delle classi più agiate della Firenze dell'epoca. Dell'opera esiste una predella in 5 scomparti, attribuita a Davide Ghirlandaio e divisa tra vari musei. I vari pannelli rappresentano la caduta degli angeli ribelli, il trasferimento del corpo di San Zanobi, lo sposalizio della Vergine, il miracolo del pane dei santi Giusto e Clemente, e l'arcangelo Raffaele e Tobiolo. La composizione, armoniosa e perfettamente bilanciata, sia nel rapporto tra masse e volumi che nell'alternarsi dei colori preziosi e smaglianti, dimostra le capacità di uno dei maggiori interpreti del Rinascimento fiorentino.